Mari, esci subito dalla mia cucina. Non voglio che qualcuno venga a conoscenza delle mie ricette fantastiche. Oh, sei un egoista. No. Sì. Non ti preoccupare, Roberta, non ti devi preoccupare. Lo giudicheremo qui e saremo spietati. Sì, signore, voi non giudicherete proprio niente. Io sono un ottimo cuoco e poi non dimenticate che sono un artista. Sì, ma io non ti credo, non ti credo. No, lascia stare, non ti muovere, resta qui. Altrimenti si stanca. un momento, arrivo. Che impazienza, arrivo. Prego. Salve. Ciao. 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 Queste mettile in frigo, Ernesto. Benissimo, vanno in frigo. Non è stata un'ottima idea quella di fare una cena tra artisti? Che ne dici, Fabrizio? Siamo inclusi anche noi in questa cena di artisti? Ma io immagino di sì, a meno che non ci sia stato un errore, no? No. Scusa, Luca, e Giuliana? Perché non è venuta? Giuliana ha cambiato gusti, non ama più quei posti che di solito frequentava. E poi... E poi? Se non sbaglio, questa è una cena per artisti. Già. Sì, è andata così. Beh, meno male che hai lasciato l'indirizzo alla proprietaria della pensione, altrimenti non avrei avuto occasione di rivederti. A dire la verità, mi ha molto sorpreso la tua visita, però sono contento. Coraggio, sentiamo. Come hai fatto a scappare da casa Morandi, dimmelo. No, scusa, non mi va di parlare di questo, d'accordo? D'accordo. Ciao, ciao, come mamma. Va? Pensavo di fare molto prima. Mamma, posso presentarti, Giuliana? Ciao, Giuliana. Piacere. Se non hai niente in contrario, io pensavo di invitarla a cena. Almeno avresti potuto avvisarmi. Non so se c'è qualcosa in frigorifero. No, guardi, signora, che ha fatto tutto da solo. Io non posso assolutamente restare. No, non voglio sentire ragioni. Tu sei venuta fin qui, quindi è giusto che ti invitiamo a cena. Dico bene, mamma? Beh, resto solo se tua madre mi permette di aiutarla. E tu cosa ne sai di cucina? Beh... Di solito tutte le donne sanno qualcosa di cucina. E poi per quale motivo un avvocato non dovrebbe saper cucinare? Un avvocato? Ah beh, scusa, io credevo... Pensavo che fosse una tua ex compagna di università. No, mamma. Giuliana è la moglie di Luca. Luca chi? Luca Morandi. Vado a lasciare il cappotto in camera, scusatemi. Ma che è successo? Non è successo niente. Coraggio, accomodati. Perché è così difficile? Se ridi non riesco a mangiare. Non insistere, dai, prendi una forchetta. No, se ce la fanno loro ce la faccio anch'io. No. Accidenti. Ma loro sono cinesi e tu no. Allora perché vendono la loro roba qui? Beh, perché... Chi sarà adesso? Usa la forchetta, non riuscirai no. mai a mangiare con le bacchette. Dammi no. retta. Ciao, tesoro. Ciao. Che sorpresa, non ti aspettavo. Accomodati. Ciao, nonna. Ciao, come stai? Tu hai mai mangiato la cucina cinese? Sì, ma con quei bastoncini che usi tu non ci sono mai riuscita. Nemmeno lui. Io. Però prima o poi ce la farò, vedrai, nonna. Sebastiano, ho bisogno di parlarti. Adesso? Sì, si tratta di una cosa importante. Sono entrata nella stanza di papà e l'ho trovata lì. È diventata pallida appena mi ha visto. Poi se n'è andata via di corsa. È fuggita. Ma com'è possibile? Non ci posso credere. Sei sicura di quello che stai dicendo? Ah sì, certo che ne sono sicura. Mi ha quasi fatto cadere per terra quando è uscita. Sì, lo so quello che stai pensando. Però anche se bevo qualche bicchiere di troppo, sono ancora in grado di riconoscere la gente. Era Micaela, ti dico, era lì. Quale motivo, Sebastiano? Non lo so, mamma, non lo so. Io sì. Volevo uccidere papà. Per favore, ma come fai a dire certe cose? Ma... E allora dammi tu un buon motivo del perché è andata lì. Io ho pensato l'unica cosa logica. Dove stai andando? Vuoi restare qui con Tony? Sì, certo. Ma dove stai andando? Torno subito.
Francesca, mi raccomando, di a Leandro che deve far galoppare Fulmine. Quel cavallo è fuori forma, è troppo lento. Signorina Lilly. Sì, cosa c'è? Sua madre. Che è successo alla mamma? L'hanno portata via. Quelli della clinica l'hanno portata via. Non è possibile. Papà. No, signorina, suo padre è andato in ambulanza con lei. Bene, propongo un brindisi al nostro spettacolo. Brindo al successo. Alla fama. Alla ricchezza. Beh, a me sembra che stiate chiedendo un po' troppo. Salute ragazzi. Salute. Complimenti, ci hai fatto una cena fantastica. Sì? Ti è piaciuta? È stata magnifica. Nel caso dovessi fare fiasco con questo spettacolo, ti aspetta uno splendido avvenire. No. Chef internazionale. No, per favore, non voglio sentire la parola fiasco neanche per scherzo. Ma ti guarda prego. Che non esiste il vero fiasco. Esistono i grandi o i piccoli successi, no? Io la penso come Roberto. Sì? Diciamo pure che è un grande fiasco, uno strepitoso fiasco, è come un grande successo. Non importa come, l'importante è che se ne parli. Quindi adesso apro un'altra bottiglia di vino. Un'altra? Oh, sei irriconoscibile oggi. Sembra che tu sia uscito da una gabbia. È proprio questa la parola, gabbia. Vedi, la mia casa assomiglia sempre di più a una gabbia, quindi voglio fare un brindisi alla libertà. Giusto, alla libertà. Alla libertà. Dimmi la verità, secondo te c'è un piatto più buono della pizza? Forse per me mangerei pizza tutti i giorni. Mm. Che c'è, non hai mangiato niente? Perché non ho appetito. Me lo dirai un giorno perché stai così? Sì, ma non oggi. Lo so che stai facendo di tutto per aiutarmi. Ma ti prego, non chiedermi di parlare perché non posso. Cerca di capirmi. Mi perdoni? Sì, certo. L'importante... No, e adesso chi è? Non mi va di parlare con nessuno in questo momento. Sono stanca. Senti, Micaela, dammi retta, non aprire. E se qualcuno per chiama? Ma che ti importa? Può essere una cosa urgente. Mi serve un po' di vino. Micaela. Micaela, ti prego, ho bisogno di parlare. Non abbiamo niente di voglio cui parlare. Voglio che tu mi spieghi. Ti prego, adesso va. Perché sei andata in clinica? Vattene, è importante. Non ho niente da dirti. Rispondi. Non hai sentito? Vattene. Togliti dai piedi. Basta! Smettetela, per favore. Non voglio trovarti mai più sulla mia strada, hai capito? Perché ti avverto che la prossima volta io ti uccido, hai sentito? Ti uccido! Lo... Fabiano. Lo voglio. Dai pure a me. Ti giuro che non ti darà mai più fastidio. Vorrei stare da sola se non ti dispiace. Avresti potuto evitare tutto questo. Lasciami sola, te lo chiedo per favore, ti prego. Ne ho bisogno. Se vuoi davvero chiudere con questa storia, puoi contare su di me. Voglio stare da sola, ti prego. A nessuno piace star solo. Non è affatto vero. A me piace stare da solo. Ho imparato a convivere con me stesso e mi trovo bene. Ma ogni tanto vorrei dividere la mia vita con qualcuno. È un grande privilegio vivere a fianco di qualcuno che amiamo. Ma c'è una cosa che non mi piace affatto, ed è mangiare da solo. Anzi, Lidia, se qualche volta mi inviterà a cena... Cucinerò io. No, sai anche cucinare. Sì, sono bravissimo. E che sai fare? So fare un soufflé meraviglioso. Beh, io vado da Sandra. E poi a casa. Sì, tesoro. Allora, Gabriele, parlavamo del soufflé. Glielo potrai fare domani. Mi faccia contento, la prego. Mi capita di rado di invitare qualcuno. E va bene, vedremo se sarà il caso. Scusa, ti dispiace passarmi quei libri. Lei è la madre che avrei sempre voluto avere. No. No, ti prego. Un altro figlio proprio no.
Beh, ecco, a volte noi grandi ci comportiamo come dei bambini. Non so se faccio bene a darti un whisky. In fin dei conti, quando io faccio a botte con i miei amici, tu mi rimproveri sempre. Beh, ti rimprovero perché non mi piace che litighi con gli altri bambini. Ci sono delle cose più importanti del fare a botte, ma a volte ci si lascia trasportare dall'impulso ed ecco le conseguenze. Perché non dobbiamo seguire l'impulso? No, non dico questo. Dico che sarebbe molto meglio se riuscissimo a dominare l'impulso della collera. Quindi tu ti sei comportato male? Io mi sono semplicemente... mi sono difeso da un'aggressione. E poi... volevo fare una bella figura. Come? Amore mio. Amore mio. Michela! Michela, che stai facendo? Che stai facendo? Che cosa vuoi fare, Michela? Ti prego, non fare sciocchezze. Vieni qui. Dove stai andando? Vieni qui. Te ne stai qui solo, solo. Me lo dici che hai. Tranquilla, non ho niente. Non ho niente, sto benissimo. Vorrei tanto che ti comportassi da persona adulta e mi dicessi cosa ti succede. Per quale motivo? Perché mi dovrei comportare come un adulto? Non ti capisco, Mario. Se parlassi più chiaro, forse capirei. Sono geloso. Oh, ma che dici? Volevi che parlassi chiaro, no? Sono geloso perché tu dedichi molto più tempo a Gabriele che a me. Passi tutto il giorno a parlare di lui. Del resto anche lui non fa che parlare... non fa che parlare di te, non fa altro che adularti. Non lo so, sarò uno sciocco, ma questa cosa mi fa stare male. Mario, Gabriele è un bravo ragazzo. È molto solo, non ha mai conosciuto sua madre. A me non importa niente. Anche se non ha la madre, non ha il diritto di portarmi via la mia. Niente e nessuno potrà mai allontanarmi da te, tesoro. Gabriele ha bisogno di aiuto. E a me fa molto piacere poterglielo dare. Siamo amici tutto qui. No, mamma. No. Gabriele può essere amico mio, può essere amico di Franco, amico di Micaela se vuole, però amico tuo no, mamma. Amico tuo non l'accetto. Micaela? Micaela, che è successo? Niente, mamma, niente.